ragazzi e bentornati finalmente sul canale per questo nuovo video. Oggi andremo a trattare un argomento credo molto interessante. In questo video di oggi voglio dispensarvi 5 consigli per poter migliorare l'estetica e di conseguenza quindi anche magari un pochino svecchiare gli esterni e quindi l'estetica della Wolf 4 nello specifico. Prima di iniziare col video però, due piccole premesse. La prima è che al momento della registrazione di questo video abbiamo raggiunto i 2260 iscritti, che comunque magari per tanti altri saranno veramente pochi e di fatto lo sono. Per me in tutta onestà hanno un significato molto importante in quanto mi motivano e mi spingono sempre di più ad andare avanti e a portare contenuti del genere. Quindi per tutti voi che vedete i miei video, se state guardando il video ora, non faccio nient'altro che consigliarvi premere un pulsantino qui sotto, iscrivervi al canale e così facendo non farete nient'altro che supportare il canale nella fuoriuscita di contenuti del genere. Detto questo, seconda premessa che riguarda invece questa t-shirt che sto indossando, che ho realizzato in collaborazione con un ragazzo, di cui vi lascio il tag di Instagram in descrizione, si chiama Andrea, un ragazzo molto disponibile e gentile, e vorrei sapere da parte vostra cosa ne pensate, se vi piace, se l'acquistereste, perché potrebbe far parte del futuro merchandising di Overboost che verrà caricato sullo shop, ma di questo argomento ne parleremo in un video separato. Quindi, fatte queste due premesse, direi che possiamo iniziare col video. Punto numero uno da cui partire, credo sulla Wolf 4, possono essere i gruppi ottici. Intendo dire sia gli anteriori che i posteriori. I gruppi ottici di base sono esteticamente molto carini, ecco, il faro racchiude il tutto, anche il finirebbe molto carino, ma credo che andando ad installare la versione originale Yella Xeno, quindi quelli che non hanno neanche il finirebbe ma hanno la doppia freccia, quindi tipo USA, e l'ana abbagliante lenticolare, credo che quelli vadano a migliorare da morire l'estetica in generale, il frontale. Potete magari non prendere effettivamente quelli originali perché sono un po', non dico difficili da trovare, ma comunque non si trovano in grandi quantità e hanno un costo abbastanza elevato, soprattutto se si parla di Yella. Potete magari trovare in giro delle repliche che comunque magari possano anche non avere la parabola lenticolare, ma che abbiano magari il doppio indicatore di direzione laterale al posto del fendinebbia. Comunque potete cercare in giro, potete trovare tranquillamente in giro delle soluzioni esteticamente parlando simili che miglioreranno sicuro al 100% l'estetica e il frontale dell'auto per quanto riguarda i gruppi ottici. Mentre per quanto riguarda il posteriore, quindi i gruppi ottici posteriori, c'è un'ampia scelta per la 4, ancora di più dei gruppi ottici anteriori. Però in questo stretto caso mi sento di indicarvi un modello di fanale posteriore che è quello che a me piace di più in tutta onestà, ovvero i Magic Colors sempre di Yella. Sono una serie di fari che venivano prodotti dal brand Yella, che li produceva anche in versioni originali come primo equipaggiamento, magari insieme a Valeo e a Magneti Marelli, ma nello specifico lanciò questa linea di fari aftermarket, ma prodotti comunque da Yella. Vi lascio ovviamente nelle immagini vari esempi dei Magic Colors, dove andava a cambiare semplicemente la lente e veniva fatta in varie gradazioni di colore, dal blu, c'era la lente blu, c'erano i verdi, c'erano quelli completamente trasparenti, e c'è una vasta scelta, ci sono tutti neri, veramente stupendi, infatti sto valutando anche una modifica del genere sulla mia 4, comunque di questo ne parleremo in un altro video. E credo che quelli possano essere i gruppi ottici più belli per andare a dare quel tocco di personalizzazione, ma senza eccedere in quei fari magari pieni di LED, con virgole a LED, cose che secondo me sono un po' fuori contesto, parlando comunque dell'estetica della 4. Quindi secondo me il miglior faro posteriore per la 4 attualmente è il Magic Colors, e il Magic Colors può dare, secondo me, attualmente una spinta in più in termini di estetica, rimanendo però in una struttura originale, ecco, quindi senza che si vada a notare così tanto il fatto che il faro è aftermarket, sembra quasi originale quando lo andate ad installare. Poi, punto numero 2, fondamentale su qualsiasi 4, a meno che non abbiate già i Santa Monica, che comunque sono tra i cerchi più belli mai prodotti su un'auto di serie originale, vi consiglio una combo insieme, ovvero assetto e cerchi. Non sto a dirvi qua quale tipologia di assetto potete prendere da un FK di 220 euro ad un Blister B14 da 1600, passando per i BC Racing e passando per i KV per variante 1, 2 e 3, così come gli ST, gli AP, ce ne sono milioni. Ovviamente la resa dell'assetto varia in base a quanto potete spendere. Se potete spendere 300-400 euro, non aspettatevi da un assetto magari di quella cifra lo stesso comfort di un BC o di un Blister.
Però comunque è uno di quegli elementi insieme al cerchio insieme che vi trasformano al 100% la vettura. Andando anche ad installare semplicemente non un assetto a ghiera, quindi magari, ma un assetto fisso, anche il più economico, quindi il TA per esempio, con un ammortizzatore quindi fissi, con uno stelo ritarato ed accorciato e delle molle meno 3, 3,5. Ovviamente, non, ripeto, non vi sto consigliando strettamente questo, vi sto facendo l'esempio di un assetto molto economico, effettivamente per i termini estetici quanto vi può cambiare la vettura. E facendo il passaggio da quindi cerchi 15/16 ai 17 almeno, avrete un look effettivamente completamente diverso. Magari vi giro un po' di foto della mia vecchia 4, una configurazione con assetto a ghiera regolabile e cerchi Santa Monica 17. Cerchi ce ne sono una quantità infinita. Ultimamente io sono molto in fissa con dei cerchi Porsche, che però in realtà sono abbastanza difficili da adattare in quanto bisognerebbe mettere necessariamente dei distanziali che facciano da adattatori da 5%, che è il mozzo della 4, a 5%30, che è il mozzo dei cerchi Porsche. Io parlo nello specifico dei Porsche Twist. Non so niente di non visto, ma non so perché ultimamente sono molto in fissa con questi cerchi, così come con dei BBS, magari 336, oppure dei Rotiform, i LAS-R, così vi lascio un'immagine in sovraimpressione, su cui magari poter andare ad applicare un Aerodisc. Questi sono, diciamo, i miei gusti nell'ultimo periodo che riguardano la 4, ma ce ne sono una quantità infinita. Per me l'importante è che magari evitate di mettere cerchi come GMP, MAC, MOHO, quelli sono veramente dei cerchi che sono rimasti negli anni 2000 e lasciateli là perché là stanno bene. Punto numero 3 riguarda l'estetica sempre e nello specifico andiamo a parlare dei sottoparaurti. Faccio un discorso sia anteriore che posteriore, in quanto secondo me sono una roba che vanno messe insieme. Nello specifico vi consiglio di uno dei migliori, secondo me, sottoparaurti aftermarket per la 4, anteriori, così come posteriori, sono quelli della Giubi. Ovviamente io personalmente non ne ho mai acquistato uno, quindi non so dirvi come fit, come qualità, come sono, però ci sono varie repliche ben fatte comunque in giro su eBay e si possono trovare comunque delle cifre molto accessibili. Nello specifico vi parlo comunque del sottoparaurti della Giubi anteriore, che ha un labbro che fuoriesce verso il centro e tre prese d'aria, oppure se volete mantenere un aspetto ed un look più OEM Plus, quindi potete anche andare ad applicare quello della 4Motion o della V6, che quindi è meno arrotondato verso il basso, più squadrato ed ha aggiuntive due prese d'aria laterali insieme a quelle centrali. Mentre per quanto riguarda invece il posteriore, sempre a mio gusto, vi consiglio il sottoparaurti con foro dell'uscita di scarico singolo, quindi accoppiateci, io ci accoppierei il terminale singolo per il mio gusto. Quello secondo me della Giubi è uno dei componenti più belli e più eleganti e meglio riferiti che si possano andare ad applicare sulla 4, perché il terminale sdoppiato è un qualcosa di veramente così tanto visto che secondo me se ne può fare anche a meno e magari fare l'abitudine, immaginarsi il culo di una Golf 4 con un terminale singolo di discrete dimensioni. Non vi parlo ovviamente di terminali come quelli di Apexi, Greddi, in stile Lancer o Subi, con un cannone dietro enorme, ma vi parlo anche di un terminale da 70, 76 magari nel peggio dei casi, ma che abbia un'estetica comunque pulita e che vada ad integrarsi alla perfezione nel culo e nel sottoparaurti della 4. Quindi secondo me questi possono essere due upgrade fatti insieme che vi cambiano totalmente l'aspetto estetico della vettura. Punto numero 4 invece, su cui non dico di aver riscontrato delle anomalie o delle difficoltà, ma sono le minigonne, in quanto ho provato a cercare costantemente in giro delle minigonne che mi piacessero per la 4, ma non ne ho trovate tantissime, a meno che non si parli di quelle tipo di Katamuro, Momo, quella roba vecchia un po' cafona. Quindi il consiglio che vi do è di andare ad installare magari delle minigonne della Giubi, che comunque non si notano tanto, sembrano essere quasi parte integrante della carrozzeria in quanto non fuoriescono neanche, e andare ad applicare poi nella parte inferiore, quindi delle minigonne, un'estensione delle minigonne, quindi magari un piccolo labbro, potete prenderlo in nero lucido, finitura in carbonio, qualsiasi cosa voi vogliate, ma di andare a giocare questa combo di minigonne e lama sotto minigonna in modo tale da dare un effetto completamente diverso, anche perché considerate questa modifica insieme ad assetto e cerchi e sottoparaurti anteriore e posteriore, l'unico pezzo che vi manca alla fine sono le minigonne, quindi la parte centrale che va ad unire anteriore e posteriore. Questo labbrino sottile che esce, che fuoriesce dalla minigonna, secondo me vi dà una presenza estetica e una messa su strada completamente diversa in termini visivi, ovviamente, in modo tale anche da poter andare a chiudere il pacchetto estetico della vettura ed essere completi sia sotto un punto di vista anteriore, centrale e posteriore. Ultimo punto,
secondo me molto valido anche per quanto riguarda i consigli dell'estetica, sono i vetri oscurati alla vettura, però non in gradazioni veramente elevate, un qualcosa che possa sembrare quasi uscito da casa madre, non completamente neri in quanto a me non piacciono in questa tinta, in questa variante, ed aggiungere il tappo posteriore per l'eliminazione del tergicristallo. Io personalmente è una cosa che ho già effettuato sulla mia 5, non ho mai, ho sempre utilizzato il tergirunotto, quindi non ho mai avuto l'esigenza di utilizzare il tergicristallo, anche perché avendo applicato un protettivo per vetri, la pioggia non mi si deposita mai, non riscontro una quantità di sporco tale da utilizzare il tergicristallo posteriore, quindi vi suggerisco di fare questa modifica insieme alle tints applicate ai vetri. Per quanto riguarda il resto, in tutta onestà, ci sarebbero stati anche altri punti di cui poter parlare, ma credo che la 4 sia una di quelle auto che ha una linea, sia per quanto riguarda gli esterni che gli interni, veramente molto teutonica, molto morbida e pulita, ed è veramente un attimo, secondo me, poterla portare ad un livello veramente da bello a brutto. Cioè, è un attimo renderla cafona, secondo me, è un attimo renderla tamarra, è un attimo. Non ci vuole niente. È una di quelle auto dove, secondo me, se sbagli quell'installazione, magari applichi un pezzo sbagliato, secondo me la rovini. Tipo, per esempio, la rimozione del logo, la prolunga del cofano, andare ad aggiungere quattro scariche dietro, degli spoiler al tetto veramente enormi, più grandi anche di quello presente sulla Giubbi. Quindi non so, non ci vuole veramente niente per poterla rovinare quella macchina. Quindi questi secondo me sono i 5 consigli per poterla svecchiare, migliorare, ma lasciando un'estetica comunque nel complesso e in chiave generale molto pulita ed originale. Ovviamente, così come abbiamo trattato gli esterni, andremo a trattare anche gli interni, che so che comunque può essere un argomento anche molto interessante per quanto riguarda parti da sostituire, che sappiamo quanto sono logore effettivamente sulla 4. Quindi sto preparando un bel video, un bel contenuto e non posso fare nient'altro che chiedervi di restare connessi ed aspettare l'uscita della parte 2. Nel mentre, spero che vi sia piaciuta la parte 1 che riguarda gli esterni. Detto questo, come al solito, non posso fare altro che ringraziarvi del tempo che mi avete dedicato, invitarvi a lasciare un like, commentare ed iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!